Buonasera, sono Ivano e ci vediamo questa sera per Parole in Libertà. E vorrei cominciare dicendo una cosa che non ha molto a che fare con la trasmissione, ma che mi sento di fare, e cioè questa mattina a causa di un infarto è morto Antonio Gennari, che è mio cognato, ma soprattutto era un amico. E mi sembra impossibile che sia accaduta questa cosa. Evidentemente qualcuno lo voleva con sé. Bene, oggi soprattutto vorrei parlare di una situazione, di una cosa che sembra sparita dai giornali, sembra sparita dai telegiornali, e quindi in questo mondo, nostro mondo mediatico, sembra non ci sia più. Non è proprio così. Non è proprio così, e sto parlando della situazione della Siria. Delle monache trappiste del monastero di Azeir hanno lanciato, diciamo così, un appello a tutto il mondo e dice: non fermiamo i nostri occhi solo sulle macerie, sugli orrori di cui può rendersi capace un'umanità abbruttita. Non restiamo sospesi in questo sentimento vago e scoraggiante di qualcosa di ineluttabile, che è lì, contro il quale non possiamo fare nulla. Guardiamo a cosa possiamo fare oggi. È un passaggio dell'appello che le monache trappiste del monastero di Azeir, tra Homs e Tartus, hanno diffuso in favore del popolo siriano martoriato da oltre 4 anni di guerra. Pubblicato sul sito in rete Ora Pro Siria, il testo invita a guardare oltre questa guerra e a leggere con intelligenza le implicazioni politiche, le manipolazioni internazionali, gli interessi che hanno provocato e mantengono vivo il conflitto siriano. Nella prospettiva, questo appello, di costruire un futuro di pace. Il primo passo, sostengono le monache, facendo eco a un appello diffuso in Germania, è quello di porre termine all'iniquo strumento delle sanzioni internazionali, che di fatto finiscono per colpire solo la popolazione più debole e povera. Sempre più persone, dicono le religiose, ci chiedono: ma noi cosa possiamo fare ora che tutti o quasi ne parlano e che incredibilmente tutto quasi va avanti come prima? Chi davvero vorrebbe poter fare qualcosa per la Siria? E soprattutto per i siriani e tutto il Medio Oriente si sente impotente. Eppure non è così, qualcosa si può fare. In primo luogo si deve non smettere di voler capire ciò che riguarda questa guerra, informarsi, cercare di ascoltare tutte le parti. Ed è già moltissimo, perché molto di ciò che è accaduto è stato possibile grazie alla disinformazione, al potere, alla violenza di una comunicazione servita ai vari interessi di parte, così come accade purtroppo per tante altre realtà. Occorre cioè andare in profondità, andare oltre alla fragile superficialità degli avvenimenti e guardare a quello che vogliono oggi i siriani, quello di cui hanno bisogno, che è soprattutto riprendere a vivere superando l'ostacolo insormontabile delle sanzioni,
È veramente ora di finirla con questa vergogna. Si sa benissimo, sostengono le trappiste, che tali misure non colpiscono affatto chi è al potere. Le sanzioni colpiscono la gente e in modo durissimo. Niente materie prime per lavorare, niente medicinali, anche per le malattie gravi, tutto carissimo. I prezzi sono alimentati, degli alimenti sono arrivati a 10 volte tanto. Senza lavoro, in un paese in guerra, dilaga la violenza, la delinquenza, il contrabbando, la corruzione, la speculazione, l'insicurezza. Questi sono i frutti delle sanzioni. In Siria la gente non ne può più. Provate a immaginare quanti sono 4 anni per un bambino in crescita, quanto importanti. L'appello rilancia un comunicato dai toni molto duri sottoscritto in Germania da leader religiosi in cui si sottolinea come al pari di quanto avvenuto in passato per l'Iraq, l'embargo alla Siria funziona da moltiplicatore e alimenta la guerra fratricida. 220.000 morti, quasi 1 milione di feriti e mutilati, più di 10 milioni di profughi. Non vi sembra che sia vero che la guerra in Siria non esista più? E se vi ricordate, la scorsa volta avevamo sempre parlato ancora della Siria e di Aleppo come nuova Sarajevo. Ci sono continuamente persone rapite, come padre di Aziz, che è stato rapito, ma fortunatamente anche liberato, come ha annunciato la custodia di Terra Santa. I contatti con padre Aziz, parroco a Yacoubie, in Siria, si erano interrotti nel tardo pomeriggio del 4 luglio. Secondo quanto aveva riferito la custodia, è stato portato via da una brigata di miliziani per un breve incontro con l'emiro che esercita l'autorità nella regione, attualmente sottoposta al dominio del fronte al-Nusra, braccio siriano di Al-Qaeda. In seguito, l'ordine francescano ha affermato che il fronte al-Nusra ha smentito qualsiasi coinvolgimento nel rapimento, che sarebbe stato perpetrato da un altro gruppo jihadista. C'è una pletora di gruppi operanti nella regione, ha spiegato la custodia della Terra Santa, aggiungendo che padre Aziz sarebbe stato trattato bene durante la prigionia. Questo è uno degli esempi di quello che succede normalmente. E mi ha colpito, perché qua mi ricordo qualche giorno fa Obama, che secondo me, ma credo ormai da un punto di vista internazionale, la sua politica estera secondo me è veramente disastrosa, affermava che in Siria gli americani continueranno ad opporsi all'ISIS, ma che quello che lui ritiene debba essere fatto è un governo popolare, diciamo, sovrapartitico, facendo fuori Assad. Questa persona vive alla Casa Bianca e non so chi lo informi, non so chi siano i suoi consiglieri a proposito della Siria, ma mi sa che non ha capito niente. E chi è sul luogo dice altre cose. Mi ha colpito questo, il capo della Chiesa armeno-cattolica di Qamishli in Siria, che dice: qui ora siamo al sicuro grazie all'esercito siriano. Assaché
attaccata nella notte fra il 24 e il 25 giugno dai miliziani dello Stato Islamico, è ora quasi totalmente liberata. Solo le periferie sono ancora in mano loro, ma il peggio è passato. Monsignor Antraning Haivazian è il capo della eparchia cattolica armena e in una conversazione descrive la situazione sul terreno in quell'estremo lembo di Siria orientale non ancora toccato dall'orda nera delle truppe al soldo del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Basta spostarsi di un'ottantina di chilometri più a sud, ad Assakeh, e il quadro cambia drasticamente. Lì il 90% dei cristiani se n'è andato. 1.800 sono arrivati qui, assieme a 450 famiglie musulmane. Kamishli, più di 100.000 abitanti, è uno degli ultimi avamposti fedeli a Damasco, prima del confine con la Turchia. E non è troppo lontana da quello con l'Iraq a est. Ed è proprio al dirimpettaio turco che Monsignor Haivazian addebita gran parte delle colpe per il disastro in cui è precipitata la Siria. Ci separano 998 chilometri di confine, quasi 1.000 chilometri da cui entra di tutto, a cominciare dagli jihadisti. Li vediamo ogni giorno, passano gruppi di 300, anche 500, e Ankara, insieme alla Georgia, a giocare un ruolo fondamentale nel caos che vediamo oggi. Un doppio gioco che l'Occidente farebbe bene a troncare prima che sia davvero troppo tardi. Un mio parrocchiano, racconta il sacerdote, è stato arrestato dalla polizia turca e gettato in carcere in una cella di 1 metro per 1 metro. Vicino a lui c'erano uomini con lunghe barbe, pronti ad arruolarsi con lo Stato Islamico. Per loro c'era ogni ben di Dio, ogni richiesta veniva soddisfatta. Qualche agente li incitava a darsi da fare in Siria. Noi queste cose le sappiamo, perché le constatiamo con i nostri occhi e le nostre orecchie. Il capo dell'eparchia di Kamishli ricorda di avere anche incontrato un gruppo di miliziani nella città di Margada. Avevano occupato un ospedale, nella cui cappella sono conservate reliquie armene. Mi hanno convocato e io sono partito da solo con la mia automobile. Erano tutti stranieri, tranne un siriano. Il loro capo era un qatariota, si chiamava Faisal. Erano forniti di mezzi ipertecnologici e sofisticati, cose che qua non si vedono spesso. Mi disse che avrebbero fatto saltare in aria tutto se lui e i suoi uomini non avessero tenuto i resti dei loro martiri. Mi confessò con la massima tranquillità di non essere per nulla interessato a discettare di politica o dei destini del paese. Era in Siria solo per una banale questione di soldi, che gli sarebbero stati versati a patto di soddisfare due semplici condizioni: radere al suolo ogni costruzione in piedi e abbattere tutto ciò che si muove. Per tutto il miliziano intendeva bambini, donne, vecchi e malati, tutti. Al termine del breve colloquio gli ho dato la mano, lui è rimasto fermo, me ne sono andato. La Siria, prima della guerra, era un'oasi di tolleranza, dove l'uguaglianza tra cristiani, ebrei e musulmani era un fatto assodato, una certezza, ragiona Haivazian. Qui nella terra di San Paolo c'è sempre stata libertà di culto. I cristiani non dovevano pagare nemmeno un soldo in tasse per aprire un nuovo luogo di culto. Mai nessun divieto, siamo sempre stati liberi. Io servivo messa da bambino assieme ai miei amici ebrei e musulmani, ricorda il nostro interlocutore.
Non c'è mai stata la percezione di essere di culto diverso. Per noi era un fatto normale. Poi è arrivata la primavera araba, facciamo notare. Poi sono arrivati i sauditi, corregge lui. È arrivato il cosiddetto caos creativo e ancora mi chiedo come possa essere creativo il caos, il disordine più completo. Fa la conta dei preti e laici rapiti in questi anni, uomini di cui non si sa più nulla. Vivi o morti, chi lo sa, solo silenzio. Nessuno sembra interessarsi alla sorte dei cristiani che lentamente stanno scomparendo da quella regione che vede chiese distrutte e croci divelte, case segnate con la N di Nazareno e colonne interminabili di famiglie costrette all'esodo. Gli attacchi sono sempre più frequenti e non di tutti si ha notizia, come riferiscono i francescani attivi nel vicino Oriente. Il 27 febbraio scorso, ad esempio, presso la chiesa di Azizieh ad Aleppo, durante la messa serale una bomba di gas ha provocato la morte di due fedeli e il ferimento di tanti altri che si trovavano all'esterno dell'edificio di culto. La notte del venerdì santo ortodosso, tra il 10 e 11 aprile, diversi missili sono stati lanciati in zone abitanti da cristiani armeni. Dove sono le manifestazioni di piazza? Perché nessuno scende in strada da voi per protestare contro quel che accade qui? Domanda Monsignor Ayvazian. Quello che dell'Occidente è un silenzio complice. Non mi capacito di come sia possibile assistere inerti dinanzi al tramonto della civiltà cartesiana, quella fondata sulla logica. Dov'è l'Europa? Mi auguro che presto l'Occidente possa risvegliarsi prima che sia troppo tardi, prima che la distruzione arrivi anche a casa vostra. Le parole del sacerdote armeno fino al midollo, ma orgogliosamente membro della nazione siriana, sono routine fra le gerarchie delle chiese cristiane d'Oriente, costrette a far la conta quotidiana di quanti fedeli da accudire spiritualmente e materialmente siano rimasti. In qualche caso, come succede a Baghdad, il patriarca caldeo, Luis Rafael Sacco, sfinito dal conflitto e dall'avanzata dei fondamentalisti, arriva a parlare della possibilità di unificare le chiese per far fronte al nemico comune. Altrove, poco oltre la piana di Ninive, in direzione del Kurdistan, vescovi con croce pettorale indosso passano in rassegna truppe volontarie e danno la loro benedizione. Johanna Boutros Moshe, della Chiesa Siro-Cattolica di Mosul, l'ha fatto lo scorso febbraio. Andate avanti, ricordatevi che questa terra era vostra ancora prima della venuta di Cristo. Era il suo messaggio per i 2000 ragazzi messi insieme da un deputato curdo, Yapo Yako. Viene la mentalità dell'uomo occidentale di oggi l'idea che dopo tutto Siria e Iraq siano due realtà lontane che poco o nulla possano incidere sulle sue abitudini quotidiane. Ve ne accorgerete presto. Fra 30 o 40 anni, quando a casa vostra ci sarà chi avrà la pretesa di definirsi vero credente e voi non saprete come comportarvi, non potrete fare nulla. È il monito profetico del capo dell'eparchia di Kamishili, che prevede scenari foschi per chi volge la testa dall'altra parte. Monsignor Ayvazian ce l'ha con quello che definisce il rilassamento dell'Europa, l'inebetimento di un continente che si richiama ai valori cristiani e poi accetta tutto questo. C'è da scandalizzarsi, dice. Mentre l'antica perla Aleppo continua a vivere il suo assedio e le rovine di Palmira divengono il teatro per le esecuzioni di massa tra lo sventolio dei vessilli neri del califfato, i cristiani se ne vanno.
Già ora più della metà degli appartenenti alla comunità cristiana di questo paese ha attraversato il confine, osserva il capo delle parrocchie di Camiscili, che denuncia l'esistenza di un racket cui non è estranea la polizia turca. Per un visto qui si pagano dai 5.000 ai 7.000 euro e si è fuori. Intere famiglie si sono economicamente dissanguate pur di scappare in fretta. La conversazione inevitabilmente cade sulle prospettive dell'immediato futuro. Fino a quando si potrà andare avanti così? La risposta che giunge da Camiscili è netta. Questo paese non cadrà in mano straniera. Noi non siamo la Tunisia. Qui è nato il concetto di civilizzazione. Non è immaginabile arrendersi a chi di questa realtà non sa nulla. L'appoggio delle comunità cristiane locali al Rais Bashar al-Assad è convinto. Il presidente asserragliato a Damasco è considerato dai siriani non musulmani come l'unico argine contro il dilagare del fondamentalismo islamico. 2 anni fa la grande veglia di preghiera in San Pietro, organizzata dal Papa, aveva contribuito a fermare i cacciabombardieri francesi e americani che già rullavano sulle piste, pronti a decollare verso la Siria. Oggi sono ancora le chiese del luogo, attraverso le loro più alte gerarchie, a contrastare ogni ipotesi di abbandonare al suo destino il capo dello Stato. Se cade Assad, scorreranno fiumi di sangue tra i cristiani, avverte Monsignor Ayvazian. Assakè, qui vicino, è salva solo grazie a lui e al suo esercito. La sua caduta propizierà la disintegrazione del paese, che si dividerebbe in una dozzina di microstati in guerra fra loro. Io, aggiunge, non sono arabo, sono armeno, ma allo stesso tempo faccio parte della nazione siriana e l'unico legame è oggi rappresentato da Assad. Osserviamo che sul terreno, soprattutto nei primi tempi della crisi, era presente un'opposizione organizzata che teneva periodici incontri all'estero e che godeva di un seguito tra le cancellerie internazionali. Un'alternativa moderata al regime al collasso. Chi sono questi ribelli moderati? Sbotta il nostro interlocutore. Dove sono? Forse si saranno riuniti in Turchia, ma qui sul territorio, nelle nostre strade, non si sono visti. Qualcuno dovrebbe spiegare poi come si fa a essere moderati tenendo in pugno le armi più all'avanguardia messe a disposizione da qualche emirato del Golfo Persico. È questa quella che voi chiamate moderazione? L'Occidente, che discetta su vie d'uscita democratiche al conflitto in corso, chiose il prelato, dovrebbe spiegare il senso di destituire Assad per mettere al suo posto qualche sceicco importato dalla penisola arabica, gente che magari non è neppure capace di leggere. Per i cristiani in quel caso sarebbe la fine. La prospettiva è quella già vista in Iraq ai tempi della guerra del Golfo, lo svuotamento sistematico dei fedeli a Cristo da quel paese. Arrivarono in Siria quasi 1,5 milioni di profughi cristiani, siriaci, caldei, armeni. L'appello è ad agire, a fermare i tagliagole prima che l'infezione si propaghi all'Europa fino a oggi risparmiata dal contagio fondamentalista, prima che il cancro si diffonda anche al di fuori di quella regione dove ormai vale soltanto la legge della foresta. Ognuno mangia l'altro e nessuno ne parla. Le leggi umane qui non valgono più. Ecco, questa è la situazione raccontata da uno che è lì, non da uno che è a Washington, da uno che è in qualche cancelleria europea. Ma fortunatamente,
ripeto, come sempre dico, la speranza non muore, c'è qualcuno che non si lascia impaurire. Lo chiamano Abu Shuja, il padre dei coraggiosi, e l'epiteto non è affatto un'esagerazione. Quest'uomo iracheno di religione yazida da un anno fa la spola tra Iraq, Siria e Turchia per liberare le donne e i bambini ridotti in schiavitù dallo Stato islamico e portarli al sicuro in Kurdistan. Abu Shuja racconta così al Guardian una delle sue operazioni durante la quale ha liberato 7 donne dalla casa di 2 australiani dell'ISIS a Raqqa, capitale siriana del califfato islamico. Abbiamo sorvegliato la casa per alcuni giorni. Quando una sera gli australiani sono usciti di casa, siamo intervenuti. 2 uomini sono entrati, mentre altri 3 facevano la guardia fuori, monitorando la situazione. Abbiamo portato le donne in una casa sicura nella provincia di Raqqa, nottetempo. Il giorno dopo le abbiamo trasferite in Turchia. Con operazioni simili, Abu Shuja dice di aver già liberato 200 yazidi dalle mani dei tagliagole. La cifra è impossibile da verificare. Di sicuro i rapiti dall'ISIS sono molti di più. Nell'agosto del 2014 i terroristi islamici hanno conquistato le città irachene di Sinjar, uccidendo centinaia o migliaia di yazidi, a seconda delle fonti, e rapendo più di 1000 tra donne e bambini. L'ISIS considera gli yazidi eretici, li chiama adoratori del diavolo. Questa religione di origine zoroastriana adora l'angelo caduto Taus Malek, il più importante dei 7 angeli a cui Dio avrebbe concesso il governo del mondo terreno dopo il peccato di Adamo. Ma tale angelo ribelle, a differenza di Lucifero, si sarebbe pentito della sua ribellione dopo un lunghissimo esilio punitivo. Le donne yazide hanno subito ogni tipo di orrore, pestaggi, stupri, torture. Sono state costrette a convertirsi all'Islam, vendute in piazza al mercato come schiave e marchiate a fuoco. Tante sono state trasferite in Siria, Raqqa, e distribuite ai mujahideen come bottino di guerra. I bambini, invece, sono stati indottrinati e addestrati per combattere la guerra santa. La catastrofe degli yazidi era così enorme che mi ha spinto a far qualcosa, racconto Abu Shuja, originario di Sinjare, commerciante di mestiere con molti legami in Siria. C'era bisogno di qualcuno che cercasse di tirarle fuori da questa situazione. Io non sono né migliore né più coraggioso degli altri, ma conoscevo molta gente in Siria anche prima dell'arrivo dell'ISIS, avevo una buona rete di rapporti. Ma per fare quello che fa, di coraggio ne serve come? Le sue squadre sono composte da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone, fanno affidamento sull'aiuto di molti residenti in diverse città controllate dall'ISIS. Dobbiamo fare tutto con la massima segretezza, continua. Nessuno nel mondo si interessa di noi, nessuno ci protegge. Dobbiamo far scappare la nostra gente con le nostre forze. A volte queste forze non bastano. A febbraio 2 dei suoi uomini sono stati catturati a Raqqa e decapitati in piazza. Lo stesso Abu Shuja, durante la liberazione delle 7 donne, uscendo da solo dalla città incappato in un checkpoint dell'ISIS. Quella volta mi è andata bene. Sono stato fortunato. Non mi hanno fatto domande. Il suo nome però ormai lo conoscono tutti. E non sono pochi i messaggi minatori che gli arrivano attraverso i social network. Tu corrotto, nemico di Dio, sarai un perdente in questo mondo e nell'aldilà. Il tuo destino è l'inferno, gli ha scritto un jihadista tunisino. Abu Shuja non si cura delle minacce ricevute
e la riconoscenza delle famiglie, delle donne e dei bambini liberati lo ripaga. Samira, 21 anni, è una di queste. Rapita l'anno scorso insieme al figlio di 2 anni e ad agosto, mentre si trovava incinta, ha dovuto partorire in cattività. È stata liberata dal padre dei coraggiosi, mentre suo marito e altri 12 familiari sono tuttora dispersi. Dopo aver passato 2 mesi in Iraq, è stata trasferita a Raqqa, insieme ad altri 30 giovani con 2 figli, e data in premio a un jihadista saudita. È stata costretta a convertirsi all'Islam e pregava regolarmente per far piacere al suo padrone. Un giorno di aprile il saudita mi ha detto: ti restituirò la tua famiglia se mi pagheranno 70 milioni di dinari, cioè 50.000 euro, racconta Samira al Guardian. L'ho messo in contatto con mio padre, si sono accordati per 20 milioni, per 15.000 euro. Dopo aver ricevuto come anticipo la prima metà della somma, però il membro dello Stato Islamico ha cambiato idea, tenendosi sia i soldi che Samira. È a questo punto che il padre Hassan ha contattato Abu Shuya. Lui mi ha detto: se ti chiamano ancora, fammi solo parlare con lei per 2 minuti e la tiro fuori di lì. Così è successo. Hassan ristabilì contatti con i terroristi, che gli mandavano spesso sul cellulare minacce e immagini di decapitazioni e crocifissioni. Fece parlare la figlia con il padre dei coraggiosi per 2 minuti e in quel lasso di tempo riuscirono a stilare un piano. A giugno, mentre il saudita era fuori di casa, Samir è uscita insieme ai 2 figli vestendo l'abaya nero di ordinanza, la tunica lunga fino ai piedi, obbligatoria per tutte le donne sotto il califato. Raggiunto il luogo prestabilito, un uomo di Abu Shuya l'ha fatta entrare in un'auto e sono scappati fuori dalla città di Raqqa. Ho sempre pensato che non avrei mai più rivisto la mia famiglia, conclude Samira. Invece Abu Shuya e i suoi uomini mi hanno salvata. Come vedete, la guerra c'è, la guerra continua, l'Europa e gli Stati Uniti fanno finta di niente, anzi direi che cercano di fare dei danni, ma fortunatamente ci sono degli uomini coraggiosi che non si danno per vinti. Volevo leggervi una cosa che è apparsa, era un articolo apparso sul giornale, riferita alla visita ultima che ha fatto Papa Francesco nell'America Latina ed anche in Paraguay. È un articolo di Andrea Tornielli per La Stampa. La visita era nell'aria, come possibilità senza mai entrare nel programma ufficiale della visita. Papa Francesco, dopo il pranzo e la siesta nell'annunziatura di Assunzione, e prima di recarsi al palazzetto dello sport per l'incontro con la società civile, si è recato a far visita all'Istituto San Raffaele, fondato dal cielino bellunese della Fraternità San Carlo Borromeo, padre Aldo Trento, 68 anni. Nel complesso si trovano una casa per malati terminali, un orfanotrofio, una scuola per 200 bambini, un ospizio per anziani e una casa per ragazze madri e per ragazze che hanno subito violenza. Di fronte ai malati terminali, agli ultimi degli ultimi, ai bambini con gravi deformazioni, spiega padre Aldo, non c'è altro da fare che abbracciarli. L'unica terapia è abbracciare. Francesco, accolto all'esterno dai missionario, è entrato nell'istituto. Nell'atrio della struttura ha salutato alcuni degli ammalati più gravi, distesi nei loro letti.
accarezzando volti, abbracciando. Quindi, dopo una decina di minuti, il Papa ha salutato la grande folla che si era radunata all'esterno e, risalito sulla Papa Mobile, ha proseguito verso il palazzetto dello sport. Il Papa ci ha detto: grazie, grazie per quello che fate, andate avanti, ha raccontato subito dopo Padre Aldo, commosso, ai microfoni delle TV locali. E Padre Aldo è tantissimi anni che è lì e che sostiene tutte queste realtà veramente abbandonate. E vorrei tornare a parlare per ultimo ancora di Eterologa, che, come sapete, ne sto parlando spesso, ma come sempre accade, poiché la televisione e sono i giornali che fanno opinione e non questa radio, certe cose non le potrete mai sentire. In Toscana, il primo parto in un ospedale pubblico con la tecnica autorizzata alla Corte Costituzionale nel 2014. Inizia un dramma per tanti bambini con la fecondazione artificiale eterologa in una struttura pubblica. La notizia è stata data dall'ospedale fiorentino di Careggi, dove la tecnica è disponibile a pagamento come in tutto il resto della regione. L'eterologa è legale da quando la Corte Costituzionale ha bloccato l'articolo della legge 40 che la vietava, invocando il diritto al figlio. Salutando il primo bambino nato nella struttura pubblica, il governatore della Toscana Enrico Rossi ha dichiarato: auguri al bambino e ai genitori, siamo felici di aver contribuito alla nascita di una nuova vita. La sanità toscana ne è orgogliosa per la qualità dei servizi e per l'impegno in difesa e per la promozione dei diritti della persona. Le parole trionfalistiche di Rossi però non dicono tutto sulla tecnica e sulla promozione dei diritti della persona. Il tasso di successo della tecnica, innanzitutto, è finora molto basso. Su 42 cicli di fecondazione avviati in Toscana, solo 12 hanno portato a gravidanza. Ripeto, a gravidanza, non a bambini nati. Cioè, solo il 28%. Questo inoltre non era il primo caso di eterologo in Italia. In ambito privato erano già nati due gemelli nella clinica Alma Res Fertility di Roma. In ambito pubblico invece erano già nati l'anno scorso i due famosi gemellini dell'ospedale Pertini di Roma. Al di là del tragico errore che continua a far soffrire 6 persone, il caso getta un fascio di luce sulla realtà dell'eterologa. Al di là della propaganda progressista, cioè su una tecnica che consente di procreare bambini con il patrimonio genetico di altri, in tutto o solo in parte. Per quanto si cerchi di nasconderlo, figli, famiglie e persone coinvolte vanno incontro a danni esistenziali di identità non indifferenti. A sostenerlo non sono innanzitutto i detrattori della tecnica per motivi culturali o morali, ma gli stessi figli dell'eterologa, come Stephanie Ray Marcus, 36 anni, fondatrice dell'associazione Donor Kinderen, è nata in provetta. Io mi sento come un prodotto comprato al supermercato dal quale è stata tagliata via l'etichetta, ha dichiarato in un'intervista a Tempi. La donna belga spiega benissimo i drammi a cui i bambini vanno incontro, non potendo conoscere il proprio o i propri genitori donatori biologici. Quando ho saputo che ero nata in provetta, mi sono arrabbiata moltissimo perché i miei genitori mi avevano mentito per 25 anni su informazioni fondamentali per me, su chi mi aveva realmente fatto. Quella rabbia con il tempo è scemata e sono comparse tantissime domande. Chi è davvero mio padre? È vivo? È morto? Quanti fratelli e sorelle ho davvero? Ha fornito il suo sperma ad altri? Gli assomiglio? Mi pensa?
So che non mi conosce, magari però pensa ai figli che sono stati concepiti col suo sperma. L'ha fatto per soldi, per aiutare gli altri? Prima la mia vita era semplice, ora è molto più complicata. Stefanie spiega anche come questa tecnica di concepimento abbia rovinato il rapporto con suo padre, ad esempio. Io voglio bene i miei genitori, voglio bene mio padre, che resterà sempre tale, anche se non mi ha concepito biologicamente. Però i rapporti sono stati influenzati per forza di cose. Quando l'ho saputo, mio papà mi ha detto: il fatto che tu non sia mia biologicamente interferisce nel rapporto che io ho con te. Tu infatti mi ricordi costantemente che io sono sterile. Oggi la donna belga si batte per cambiare questa tecnica. Queste leggi ingiuste che non considerano i diritti dei bambini, ma vedono i bambini come un diritto. Di casi come quelli di Stefanie ce ne sono a centinaia. Dovrebbero fare testo, come si dice. La vita di una donna che decide di donare per soldi i suoi ovuli può essere stravolta in soli 6 mesi. Raccontando il suo calvario senza fine, Jennifer Bilock smonta l'immagine edulcorata della donatrice altruista propagandata dai sostenitori della fecondazione eterologa. La sua vicenda, raccontata in prima persona sull'ultimo numero della famosa rivista femminile Marie Claire, è simile a quella di tante altre donne, come raccontato dall'inchiesta di Jennifer Lal. È cominciata con questo annuncio pubblicitario trovato su un autobus di Chicago. Donne sotto i 30 anni, donate i vostri ovuli, guadagnate $5,000 in poche settimane. Preoccupata per i debiti contratta durante gli anni in università e convinta che il processo non doveva essere troppo faticoso se veniva presentato in quel modo, la Bilock decise subito di recarsi nella clinica pubblicizzata, dove diede allo staff le foto da inserire nel catalogo dei donatori. Una settimana dopo aveva il mio primo cliente. Il processo sembrava fantastico, facile, indolore, a parte il pizzico leggero delle iniezioni. Convinta di aver fatto qualcosa di stupendo per un'altra persona ed essendo pagata profumatamente, Bilock decise di rifarlo. Col tempo ne divenne come dipendente, anche grazie a 3 medici diversi che mi dissero che aspettare una sola settimana tra un ciclo e l'altro era un tempo più che sufficiente. Fu così che durante un nuovo ciclo cominciò a vivere il mio infermo personale, infilandomi aghi in varie parti del corpo, iniettando il fluido che percepivo come puro alcol etilico su una ferita aperta. Nonostante il dolore, il medico incoraggiò la ragazza a procedere, convinto che se anche fosse stata allergica, la mia reazione non era così grave. Peccato che il processo comporti un rischio del 10% di causare la sindrome di iperstimolazione ovarica. Le ovaie si gonfiano a causa della sovrapproduzione di ovuli e anche se Bilock non ha sofferto le conseguenze più avverse della sindrome, cioè la morte, il dottore mi disse che non aveva mai visto così tanti ovuli in una sola estrazione. La storia della ragazza non finisce qui. Per estrarre gli ovuli, i dottori introducono un ago cavo nelle ovaie, ma una volta per sbaglio lasciarono un taglio che divenne una cicatrice spessa. I medici la mandarono a casa senza avvertimenti. Quando poi, 2 settimane dopo, non riuscivo ancora a salire le scale da sola, tornai in ospedale, ma mi dissero che si trattava di un problema legato all'anestesia. Invece un mese dopo Bilock era di nuovo ricoverata. Avevo una cisti che si era formata sopra la cicatrice ed ero collassata perché era scoppiata. A quel punto la ragazza si ritrova a dover fare una scelta radicale dalle conseguenze gravi: ignorare il problema
permettendo la formazione di altre cisti, rimuovere la cicatrice con seri rischi oppure le ovaie. In ogni caso, continua la ragazza, le mie ovaie erano danneggiate. In ogni caso sarebbe stato difficile avere figli, in ogni caso avevo paura. Oggi Billock non ha ancora provato ad avere figli, perché so che c'è un'alta probabilità che finisca in un disastro. Billock non cerca scuse, perché questo è il mio fardello da portare, è mio soltanto, il risultato delle mie decisioni. Devo farci conti ogni giorno. Quello che le dà fastidio però è vedere la pubblicità positiva che nei media si fa alle donazioni di ovuli, o sentire donne che gridano gioiosamente dai tetti quanto è facile questo processo. Mi rende furiosa. Anche Sofia Vergara e Nick Loeb, che hanno congelato embrioni in modo spettacolare e legale, mi hanno gettato in una spirale di collera. Non è sempre così facile. A volte le cose vanno male. La mia sola speranza è che le giovani donne comincino a pensarci due volte prima di donare. È vero, si fanno i soldi e magari puoi anche rendere qualcun altro felice, ma al quale prezzo? Bene, anche questa sera abbiamo concluso. Io spero che sempre che con questo programma di fare riflettere, non per partito preso, ma di valutare che queste cose succedono, queste cose esistono. Con queste cose qualcuno ci fa i conti. Bene, per questo anche questa sera la trasmissione di Parole in Libertà è finita. Ivano da Regina Web Radio vi saluta tutti e alla prossima volta. Ciao.